Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Dietro c'è Pupi, penso sarà saltato. Insomma, vedete, riuscite a vederla dov'è? Comunque perdonatemi per l'aspetto un po' sconvolto. È perché praticamente sto sudando, perché fuori è iniziato un temporale all'improvviso. E oggi è praticamente giugno e piove come se fosse gennaio, ma fa un caldo terribile. Però ho chiuso tutte le finestre per non farvi sentire il rumore della pioggia e quindi sto praticamente sudando, quindi grondo sudore. E non spaventatevi di questa cosa, non mi è aumentata all'improvviso la sudorazione, ma semplicemente siamo tipo in una sauna. Vabbè, ma per voi questo è d'altro, ragazzi. Allora, sono qua per gli acquisti di Capri che ho fatto a Capri e non solo, vi faccio vedere gli acquisti un po' di lusso che ho fatto a Capri. E ma cerco di infilare in questo video Haul. So che l'aspettavate, dai dai, Haul, Haul video, Haul. Da infilare in questo video quante più cose possibili, anche mostrandovi dei vestiti e accessori che avete visto nei video, nelle storie Instagram, nelle foto su Instagram. Molto spesso mi richiedete sempre dove l'hai comprato, dove lo posso trovare. Cerco di ficcare qua tutte le cose che mi richiedete di più, così sapete tutto. Se guardate tutti i miei video Haul che faccio periodicamente qua su YouTube, sapete tutto, anche questa maglia. Ecco, iniziamo subito. Questa maglia è quella che avevo nel video mukbang, l'ultimo che ho fatto della pizza con Dario. E questa qua l'ho presa da Taywell, l'ho pagata una cosa tipo come 10 euro, però è un crop top, è un top. Quindi non è un vestito, ma è un top molto molto carino. Ok ragazzi, iniziamo subito, poi voglio un po' rispondere a delle polemiche che ci sono state su Instagram appunto riguardo a questa cosa delle borse di lusso, perché vi farò vedere varie cose, Chanel, Valentino, ma iniziamo subito. Innanzitutto indosso i mitici gioielli Carlita Jewelry e vi volevo far vedere questa nuova combinazione. Ho messo la collana luna con la stella a choker e ho abbinato gli orecchini luna con gli orecchini lobo stella. Mi piace tantissimo. Fatemi sapere se vi piace, mi piace tantissimo abbinare luna e stelle qui e spero che vi piaccia. Comunque i gioielli Carlita Jewelry vanno sempre a ruba su caritashop.com, mi chiedete sempre quando saranno riforniti, alcuni già li abbiamo riforniti quindi andate a vedere e gli altri li riforniamo man mano, quindi nei prossimi giorni trovate man mano delle novità, guardate giorno dopo giorno. Prima di iniziare con gli acquisti voglio mostrare le novità su caritashop.com dei prodotti fantastici che io ho inserito. Come sapete sul mio shop online trovate tutti i miei prodotti preferiti. Io ho creato questo shop, un punto di ritrovo in cui trovare tutti i prodotti preferiti di Carlita, quindi scelti e approvati da me. E nell'ultimo periodo vado molto molto fiera di questi prodotti che ho veramente bramato da un sacco di tempo, li ho provati, li ho trovati ottimi, non sapete quante cose scarto e non inserisco sul sito perché non mi piacciono. E questi che ho inserito adesso veramente li amo tantissimo, quindi non vedo l'ora che voi li proviate. E sono l'olio di cocco biologico, questo è bellissimo, questo è l'olio di cocco biologico, è un bel barattolone da mezzo chilo e come sapete l'olio di cocco, sono anni che ve ne parlo qui su YouTube, è ottimo per i capelli, per il corpo, poi questo è profumatissimo e può essere usato anche come olio alimentare, è ottimo, può essere usato anche per sbiancare i denti, quindi trattamento sbiancante fai da te, comunque è ottimo, già solo per i capelli io lo amo, per fare impacchi sui capelli è favoloso. E quindi ho inserito questo qua bello grande che vi durerà tantissimo ragazze. Poi ho inserito un nuovo succo di aloe, poiché quelli che avevo già vi piacevano tantissimo, ne ho preso un altro, questo è puro succo di aloe biologico, quindi completamente bio, e viene questa confezione di latta che è troppo troppo carino ragazze, guardate, è proprio puro e biologico e questo qua ha potere super drenante, dimagrante, anticellulite, sia per stare in forma sia anche per purificare la pelle, quindi contro i brufoli, i punti neri. Io quando lo uso, io ne prendo sempre un misurino ogni giorno, la pancia è più piatta, quindi regolarizza l'intestino, elimina i brufoli, i punti neri, ho la pelle praticamente perfetta e aiuta anche in un percorso di dimagrimento, quindi a perdere la ritenzione, liquidi in eccesso come anticellulite, dimagrante. Metto tutti i link nel box info sotto così potete trovarli facilmente. Comunque trovate tutto su caritashop.com come al solito. Ho inserito i creamy wash, questi
sono dei detergenti viso ottimi, ragazze, che sono cremosi. Ed è una cosa pazzesca, perché innanzitutto il fatto che siano cremosi, hanno anche un potere struccante, quindi sono molto rapidi per quando volete qualcosa che vi strucchi e vi lavi contemporaneamente. Essendo in crema, vi lasciano la pelle super morbida, pulita, vi eliminano tutte le imperfezioni, sono veramente favolosi. Sono dei detergenti viso che io amo, utilizzo sia la mattina che la sera, l'ho presi di varie profumazioni e vari estratti, questo all'aloe vera purificante, questo all'olio di argan anche idratante e purificante, e questo alla rosa, anche ottimo, molto molto purificante, sebo equilibrante. Comunque ragazzi, sono favolosi, è un modo diverso di lavarsi il viso, a me piace, molto gentile e non vi lascia la pelle che tira, perché ti lavi con questo detergente che è cremoso, è una bellissima sensazione, provateli. Ragazzi, visto che mi chiedete sempre shampoo per capelli grassi, io avevo, ho ancora su Carita Shop degli shampoo per capelli grassi davvero ottimi, super recensiti positivamente da voi, come quello al tea tree, quello alla lavanda eucalipto, ce ne sono tanti. Ho voluto inserire questa chicca, questo shampoo specifico per capelli grassi al miele. Come sapete, il miele è sebo equilibrante, antiacne, antisettico, quindi il miele viene utilizzato sia per il viso anche, infatti ho diversi prodotti su Carita Shop, maschere, scrub al miele, che sono proprio antiacne, e anche per sebo equilibrare il cuoio capelluto, quindi ottimo per capelli grassi, però non aggredisce, quindi anche se avete problemi di prurito, non so, di forfora, qualsiasi tipo di problema, dermatite, questo va bene, perché comunque lava bene, riequilibra il sebo, quindi però non aggredisce. E io ve lo straconsiglio, questo è shampoo al miele di Manuka, appunto proprio specifico per capelli grassi con forfora o comunque per riequilibrare il sebo. Questi due prodotti nuovi di cui ero molto fiera che ho inserito su caritashop.com sono la maschera nera, questa qua, appunto la Black Clay, argilla nera, con cui farvi delle meravigliose maschere viso anti brufoli e punti neri. Questa è ottima, ragazzi, pelle grassa, mista, impura, veramente fenomenale. E poi questo qua, veramente questo è un prodotto che uso sempre, lo trovo fantastico. Praticamente questo si chiama Needless No More, è un gel crema per il viso all'acido ialuronico, quindi come se fosse un gel di acido ialuronico super potenziato, quindi sapete tutte le proprietà che ha l'acido ialuronico, immaginate questo prodotto che è super potenziato. Ragazzi, io ve lo straconsiglio, a parte che vi dura tantissimo perché fai un click e hai fatto tutto il viso. Io lo applico sia sul viso che sul contorno occhi, è super leggero e fresco, quindi è perfetto in questo periodo dell'anno, non vi fa sudare, illumina il viso, elimina le imperfezioni, distende il viso, rimpolpa la pelle, sapete tutte le proprietà dell'acido ialuronico, no? Veramente questo è favoloso, ragazze, Needless No More, è un gel crema di acido ialuronico super potenziato, provatelo perché è veramente top, vi rende la pelle perfetta, quindi provatelo. Ovviamente ragazze, io aspetto anche le vostre recensioni, come sempre voi mi mandate su Instagram i vostri prima e dopo, i vostri pareri sui prodotti Carita Shop, i vostri miglioramenti, vi rendono davvero davvero felice. Comunque, vi voglio far vedere un po' gli acquisti che ho fatto. Allora, ultimamente poi da Teddy Whale, non so mai come si pronuncia, ragazze, oltre a prendere questo top ho preso altre cosine, piace molto perché è economico e quindi prendo tutti questi toppini che uso sia per la palestra, per il mare, anche in casa. Questo ad esempio 5,99, carinissimo, e c'era di vari colori. Poi ragazzi, ho preso anche questo pantaloncino, ho pensato di metterlo a completo appunto con quel top, molto molto carino, anche questo potete utilizzarlo per il mare, per la palestra, ma anche, non so, per casa, per quel che volete, insomma, fanno sempre comodo d'estate. Questo completino, ragazzi, è troppo troppo carino, praticamente c'ha questo pantaloncino che, essendo che largo, sembra quasi una gonna, quando la metti sembra effetto gonna, è di un tessuto molto fine, quindi molto molto fresco, ed è qua questo blu molto chiaro e bianco, molto molto carino. Da sopra porta questo crop top, adesso stanno portando tantissimo appunto questi modelli con i volant, e questo appunto c'è volà e viene con lo scollo a barca, appunto con le spalle fuori, carinissimo, e porta anche un nodino, vedete, un nodino sotto qui, troppo troppo carino questo completo, anche da mettere spezzato, non necessariamente insieme.
Ragazzi, questo vestitino, perdonatemi se lo faccio vedere così che è tutto spiegazzato, perché praticamente l'ho preso dalla valigia che siamo tornati da Capri e praticamente lo devo lavare, però ve lo voglio far vedere perché ho scattato una foto sul mio profilo Instagram che è appunto la foto incriminata, andate a leggere i commenti, poi dopo vi dico questa cosa. Appunto questo qua mi avete chiesto in tantissimi, questo l'ho preso sempre da Tay Whale, è molto molto carino, ha fatto una bellissima figura, sembrava tipo un vestito di chissà quale marca, vedete dietro c'ha questa scollatura così e modella il corpo, è molto molto carino. Io l'ho preso una taglia in più, io diciamo che vesto XSS, questo l'ho preso M perché è un piccolo segreto ragazzi, questi abitini stretti così io li prendo sempre una taglia in più, in questo modo non metto in evidenza i difetti, non so, un po' di pancetta, queste cose qua, quindi anche questo è il segreto forse, perché mi avete detto che mi stava particolarmente bene, avevo il trucco ragazze. E comunque questo l'ho pagato intorno ai tipo 10-12 euro da Tay Whale, molto carino il rosso, è proprio un rosso Ferrari, bellissimo. Un'altra cosa che ho preso da Tay Whale è quest'altro top, questo qua è di jeans, anche questo c'ha lo scollo a barca e il nodino sotto, molto molto carino, e anche quell'altro bianco che adesso è a lavare, non posso prenderlo dalla lavatrice, quello bianco che avevo appunto in uno dei miei ultimi vlog dove vi ho mostrato il risultato del naso e ho pubblicato anche delle foto su Instagram con i miei gioielli, è sempre bianco così a barca, è sempre di Tay Whale, pagati tutti 10-12 euro, super economici. Questa marca che si chiama Imperfect, che io non la conoscevo, però fa cose molto carine, è tipo un vestitino sportivo che porta appunto questo laccio in vita, carinissimo. Aulab, vi faccio vedere qua, ho trovato le scarpe di Chiara Ferragni che io le volevo e le avevo viste a Verona e a Napoli non le avevo trovate ancora, finalmente le ho trovate e non ce l'hanno in tutti gli store sportivi ma solo questa marca Aulab, tra cui ho preso tra l'altro in cui tra l'altro ho preso anche questa magliettina che è corta in vita, molto molto carina anche questa, che, su cui c'è scritto Champion sopra, e questa l'ho pagata, questa l'ho presa S e l'ho pagata 34,99, è molto molto carina secondo me, anche con un pantaloncino di jeans, è corta in vita ma non tantissimo, quindi è molto, è un rosa troppo carino. Mitiche scarpe di Chiara Ferragni, sono troppo troppo carine. Allora queste qua sono scarpe che c'erano sia in oro che argento, io avevo messo su Instagram il sondaggio e ha vinto tantissimo argento, devo dire che mi sono fatta molto influenzare dal vostro giudizio perché a me piacevano anche quelle oro tantissimo, a me piace di più l'oro che l'argento come dettagli, però queste qua effettivamente secondo me l'argento è più bello perché quelle oro sembrano quasi un oro particolare, un oro troppo acceso, quasi giallo, che poi può sembrare troppo eccentrico, invece queste qua, beh, sempre eccentriche sono, però sono molto molto carine a mio avviso, portano appunto il logo dell'occhio appunto di Ferragni e appunto sono delle all star praticamente, delle Converse però un po' più alte, c'è anche nel modello un po' più basso, a me questo piaceva di più appunto per slanciare un po' la mia figura, anche queste le ho indossate in quella foto sul mio profilo Instagram, quindi se volete vedere sono comodissime, le ho messe a Capri, ci ho camminato mattina e sera e veramente ragazze super comode, anche nella versione alta in tante mi avete chiesto carità come sono, comodissime, quindi ve le straconsiglio. L'unica cosa ragazze, come potete vedere, perché le ho già indossate, si è sporcata tutta la parte inferiore, questa qua bianca, e questa è una cosa che mi fa innervosire tantissimo e se avete dei consigli magari da darmi su come pulire, che magari avete sperimentato, ditemelo, perché è veramente una cosa molto molto fastidiosa. Invece per quanto riguarda le paillette, le cose sembrano abbastanza stabili, ancora non è volato nulla, quindi questa è la mia recensione. Ah, le scarpe le ho pagate, quanto le ho pagate non ricordo di preciso, però posso controllare sullo scontrino. Allora, le scarpe le ho pagate 130 euro. Poi ragazze, da Calvin Klein ho preso questo completino molto molto carino che lo vedevo spesso in giro e lo bramavo tantissimo, alla fine me lo sono comprato ed è un perizoma, questo qua con la fascia, io l'ho preso nero, anche il grigio mi piaceva però poi alla fine l'ho preso nero perché mi piaceva di più, anche se c'ha questo elastico non segna comunque il punto vita,
strano, comunque molto carino, e l'ho pagato 19 euro. E sopra ho preso questo qua, diciamo reggiseno top, che poi non lo so ragazzi, consigliatemi, perché vedo alcune che lo indossano in palestra, però non vorrei poi sembrare che sto indossando un reggiseno intimo in palestra, quindi non so voi cosa ne pensate, perché è vero che è un completo così bello che vorresti indossarlo, però vabbè, Penzova non credo che lo puoi indossare, però questo qua mi piacerebbe poterlo mettere anche in palestra, oppure non so, perché comunque è bello in palestra appunto, oppure è semplicemente un intimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, è veramente bello. Comunque questo qua l'ho pagato 42 euro. Aulab Dario ha preso questo e sta ancora qua. E questo è uno zainettino della Nike. A proposito, seguite Dario su Instagram, vero amore? È proprio entrato in questo momento dalla porta, sembra fatto apposta. Seguitelo perché lui fa vedere a volte le storie in anteprima degli acquisti, ha fatto vedere le cose, vero amore? Ciao amore. Ciao, amore. Ciao ragazzi. Ciao. Portate i limoni. Bravo amore. Ovviamente Dario è un limonato. Ciao Ubi. Ciao. Amore, mi fai concludere un attimo? Sì. Allora ragazzi, io adesso vi mostro i due acquisti più costosi e devo fare questa premessa. Vabbè, innanzitutto ho passato un weekend fantastico a Capri col mio amore, veramente stupendo, quindi a prescindere, a prescindere da questi acquisti è proprio un posto magico, bellissimo, quindi vi consiglio di andarci, amore, sto dicendo una cosa seria, vi consiglio di andarci perché si respira un'emozione, delle emozioni bellissime. Beh, noi dovunque andiamo stiamo bene, perché comunque stiamo bene comunque, però Capri è stupenda ed è magica, veramente un'isola magica. Io ci sono stata per la prima volta adesso, dopo cioè non ci sono mai stata nella mia vita da napoletana, è molto strana come cosa, e non c'ero mai stata, finalmente ci sono stata e quindi ho sentito dentro di me come aver realizzato un piccolo sogno, ed è stato molto molto bello, molto emozionante, quindi voglio dire abbiamo trascorso dei momenti fantastici veramente. E poi cosa è successo? Praticamente ho pubblicato delle foto con la mia Chanel, che io ripongo sempre qua dentro in questa scatola, che posseggo da circa 5 o 6 anni. L'ho comprata quando andai a fare una vacanza a Parigi con mia mamma e mia sorella, e ognuna di noi comprò qualcosa da Chanel, quindi come ricordo, insomma, mi ricordo di quella vacanza a Parigi, che poi è stata la mia unica vacanza a Parigi, e ho comprato proprio Chanel a Parigi, quindi ho un legame proprio con questa borsa, e la amo tantissimo, perché è una borsa che ho desiderato per tanti anni, e quindi me la sono sudata proprio, l'ho voluta tantissimo, ed è una borsa che indosso sempre perché mi piace un sacco. Io sono andata a Capri e mi sono portata solo questa borsa, quindi l'ho indossata sia di giorno che di sera perché avevo solo questa, e per praticità ne ho portata solo una, e poi perché mi piace, vi dico la verità, la indosserei sempre, mi piace, ci va tutto dentro e mi piace, punto e basta. Questo è quanto, e praticamente ce l'ho ancora tutta nelle carte come se fosse nuova, e fate finta, ho acquistato la mia Chanel. Vi voglio dire questa cosa, questa borsa, l'unico difetto che ha, e quindi qua vi anticipo il mio acquisto nuovo, è che c'ha questa catena che sulla spalla dopo un'oretta che la indossi ti fa malissimo. Questa è l'unica cosa brutta di questa borsa che io odio, perché se no io la indosserei sempre, ma se devo stare tante ore fuori mi inizia a far male la spalla. Invece adesso le stanno facendo con questa parte qua di stoffa, no Chanel, altre marche, e sono molto meglio ragazzi, questa qua è molto scomoda. Se avete un consiglio anche per questa ditemelo, perché veramente veramente è veramente stancante come cosa. Comunque questa borsa io la amo, e quindi avevo ricevuto numerose critiche riguardo a questa borsa che avevo messo nelle foto, e vi volevo leggere appunto il commento che io ho scritto, appunto spiegando che comunque per me una borsa è semplicemente una borsa, è un oggetto, non vedo perché le persone si accaniscano così tanto a volersi giudicare falsa o vuota, o addirittura ti insultano proprio perché tu c'hai una borsa firmata. Diciamo che nella vita, lavorando appunto e impegnandoti, studiando, puoi raggiungere tutto ciò che vuoi, dei risultati, tutto ciò che vuoi nella vita, quindi io non sono mai stata una fissata di borse, e penso che non, cioè non lo diventerò mai, semplicemente
me la posso permettere, mi piace e me la compro, però se devo dirvi che c'ho l'armadio con 50 Chanel, no, non mi interessa come cosa, perché preferisco selezionare le mie spese dedicandole a varie cose, quindi non solo alle borse ma anche alle scarpe, che, no scherzo ovviamente, no, anche ad esempio ai viaggi, anche a conservare qualcosa per i miei figli, a investire in progetti più grandi che ho in mente, che voglio realizzare, che mi daranno soddisfazione. Quindi questa cosa, ciò non toglie che io non giudico chi è che ha 100 borse Chanel, cioè non ho mai giudicato, non ho mai neanche invidiato, credetemi, chi ha tante borse, tante cose firmate, una villa, una Ferrari, cioè a me non ho mai invidiato, più che altro posso apprezzare, posso ispirarmi, magari se è una donna, dire cavoli, complimenti per tutto quello che hai raggiunto, per la posizione che hai, però ovviamente non è la borsa di lusso a giudicare che persona è. Mi dà fastidio che molte persone vedono la borsa di lusso e dicono, ah, magari lo fanno un po' per dire vabbè, c'è una borsa, mostra sempre questa borsa di lusso, è una persona stupida e vuota, tanto non avrà nulla da mostrarvi. Beh, se vi fa bene, vi fa stare bene questa cosa, dire che magari una persona che indossa una borsa di lusso però è stupida, vabbè, fatelo pure, però non è così, perché ci sono anche tante persone intelligenti che magari semplicemente si sono impegnate, hanno avuto delle idee brillanti, hanno studiato, i soldi non piovono dal cielo a nessuno, questo lo dobbiamo dire, tutti è vero ci impegniamo, chi riesce a raggiungere le cose, chi no, però comunque non è giusto giudicare una persona che si può permettere una borsa, non sappiamo, cioè non è che una persona se va vestita da mercato e c'ha una borsa di pezza è per forza una persona umile, una persona rispettosa, una brava persona, è quella che magari gira in Ferrari e c'ha una Chanel e va ogni sera al ristorante, è vuota, è cattiva, non è umile, no, io posso essere umile, io ho visto molte persone che veramente se lo potrebbero permettere, condurre una vita umile, oppure l'umiltà secondo me si dimostra nell'avere rispetto degli altri e nel rapportarsi a chiunque di qualsiasi ceto sociale, in qualsiasi momento della tua giornata, con educazione, con rispetto e con un sorriso. Questa secondo me è l'umiltà. Non ve l'aspettavate questo discorso? Ebbene sì. E adesso non vi faccio vedere neanche le borse di lusso, no, sto scherzando, ve le faccio vedere, però ci tenevo a dirvi questa cosa. Alla fine del video vi incollo queste cose che io ho scritto su Instagram a proposito di questa discussione, che spero di non dover riaprire più, però veramente non penso di dovermi giustificare per queste cose, per chi mi conosce lo sa, io come sono fatta, che persona sono, e che non sono una persona che ostenta, non sono una persona che è legata alle cose materiali, non, assolutamente, quindi semplicemente una borsa secondo me che vale, è buona, e infatti ce l'ho da 6 anni ed è praticamente come quando l'ho comprata, e lavori, ti impegni, studi, qualche sfizio te lo puoi togliere, insomma, se no che lavoriamo a fare, eccetera. E quindi vi voglio far leggere però la risposta che ha scritto questa ragazza, che ci sono state tante ragazze che, devo dire la verità, hanno espresso il loro giudizio, la loro opinione in modo veramente veramente carino, e che veramente mi fanno sentire orgogliosa di essere donna e di averle come follower, quindi vi ringrazio. E in particolare questa ragazza che ha scritto: io non, sotto la mia foto appunto con la borsa Chanel, io non vorrei dire, ma se fosse una borsa bata non ci avreste neanche notato che ci fosse. Non ci avete pensato che magari siete voi che state fissate sulla borsa? Sarate che siete così rosicone da conoscerne persino il prezzo? Io che sono una persona semplice, di cose di marca me ne fischio, ho solo visto una bella ragazza con il fisico che invidio, ti ringrazio, con una borsa in mano, e udite, le borse, anche quelle da migliaia di euro, le devi usare per uscire di casa, altrimenti sei solo una cretina che compra le borse per avercele e lustrarsi gli occhi tristemente nell'armadio della propria cameretta. Quindi Carlita, usala quando e dove vuoi, ma soprattutto quanto vuoi. Ricorda a certa gente che gli oggetti, anche quelli belli, sono solo oggetti,
un bacetto. Mo che è il naso nuovo, magari ti faccio un ritrattino, perché lei poi è una persona che fa dei ritratti, è molto molto brava, l'ho scoperta appunto da questo commento e la ringrazio tantissimo, perché lei ha detto una cosa importantissima: le borse sono solo borse, però c'è un mare dietro una persona. Ma non è che io per avere una borsa di lusso sono una persona vuota, stupida, materiale, eccetera. Cioè, questa mentalità è veramente assurda. Detto ciò, vi faccio vedere le mie borse e mai più vi faccio questa promessa, mai più risponderò a queste polemiche stupide, e da adesso in poi tutte le cose di lusso, di non lusso, perché vi ho fatto vedere le cose di Whale che ho pagato 10 euro, vi ho fatto vedere la Chiara Ferragni, vi faccio vedere queste, qualsiasi, io compro tutto quello che mi piace, non mi giustificherò più e vi farò i video mostrandovi le cose che compro senza queste giustificazioni, queste cose che rompono pure le scatole a chi magari ha aperto il video perché vuole un consiglio sulla borsa o magari vuole prendere spunto dai miei acquisti, vuole vedere sta fatidica borsa che magari un domani si vuole comprare. Io sto ancora qua a farmi litigare, quindi non mi sembra educato. Da Valentino, ta-ta-ra-ta. Allora, praticamente ho comprato, ta-ta-ra-ta, eccola qua, delle scarpe, non è una borsa, delle scarpe, la borsa ve la faccio vedere dopo. Da Valentino ho preso queste scarpe che sono bellissime, vi giuro, adoro. Vabbè, c'è tutto un incartamento, c'è il sacchetto, abbiamo preso le scarpe sia io che Dario da Valentino, e appunto ho fatto questo regalino anche a lui. Sono bellissime, vi giuro, sono dei sandali, praticamente sono dei sandali color nude, ma non è un semplice nude beige che potrebbe sembrare antico, è un nude molto moderno, vedete, un po' più fango. Sono bellissime queste scarpe, ragazzi, vi giuro, quando le ho viste me ne sono innamorata, e cercavo delle scarpe che avessero un tacco molto più diciamo piccolo, non comodo, per usarle sempre anche di sera quando magari devo camminare, vedete, e c'hanno praticamente tutte le borchette color bronzo, nude color bronzo. Queste sono le scarpe, sono bellissime, ragazze. L'unica cosa, ragazze, è che le ho indossate ma mi fanno, cioè non sono comode, me le aspettavo più comode. Dario dice vabbè, si ammorbideranno, no, perché sono nuove, non ti preoccupare, si ammorbidiscono, però sono stupende, quindi penso che le metterò tutti i giorni per farle ammorbidire. Vi piacciono, ragazzi? Se avete qualche consiglio anche qua, oppure magari ce l'avete anche voi e mi volete dire che magari si ammorbideranno e mi staranno più comode, ditemelo, che sarò più contenta di aver speso i miei soldini per queste scarpe. Adoro, comunque sono bellissime, ragazze. Mi serviva una scarpa, diciamo, comoda sul nude da poter indossare sempre. C'è anche la pochette, la borsetta abbinata. Ragazze, eccola qua, finalmente faccio vedere la borsa. Sono andata da Dior, da Chanel, appunto da Valentino. E poi alla fine l'ho presa da Yves Saint Laurent. Eccola qua, perché è bellina ed è proprio come piaceva a me. E ovviamente nera. Cioè, cerco da mesi una borsa nude e poi alla fine l'ho presa nera. Quindi praticamente ho preso questa borsa che è troppo carina e comoda, che mi ricorda un po' la Chanel, però a differenza di quella c'ha la tracolla che è interamente di pelle, quindi questa qua non mi farà male sulla spalla e posso utilizzarla. Io spesso quando faccio weekend o i viaggi mi porto un'unica borsa e mi piace usarla sempre di giorno e di sera con tutti gli outfit, e quindi ho optato per una borsa nera così piccolina, comoda, che posso usarla sia di giorno che di sera. Guardate com'è bella, è troppo troppo carina, è carinissima. Questa si apre così, anche dentro è fatta molto bene, c'ha tutti gli scomparti per mettere le carte, gli spiccioli, tutte le cose, quindi puoi anche non portarti il portafogli. Io ho visto, ci va anche il mio cellulare, l'ho usata già, comunque l'ho tenuta su, è comodissima, è carinissima, fa la sua figura, e potete anche accorciare la tracolla in questo modo che mi ha spiegato la commessa gentilissima, cioè facendo questo gioco, facendo passare la tracolla da un lato e dall'altro, vedete, così, e poi la chiudete, e in questo modo si accorcia il manico. E lei mi ha dato questo consiglio, appunto, così la potete usare anche di sera se la volete rendere un po' più elegante. C'è una toglie che si può anche togliere la tracolla e portarla a mano tipo borsellino. Comunque io me ne sono innamorata e veramente ho visto borse che costavano anche tre volte questa,
Però questa Mizuno mi ha rapito. Io per le borse sono così, cioè devo andare proprio a cuore. E questa è, penso che la indosserò adesso e per tutta la mia vita sempre, perché è troppo troppo carina. Ditemi se non è carinissima, è bellissima. E anche la forma è piccola, però ci va tutto, è super capiente. Quindi sono molto molto felice dei miei acquisti. Io spero che vi piacciono, spero di non avervi ammorbato, però è giusto dare un messaggio, far capire ogni tanto io come sono. Poi ci sta che qua su YouTube si sfruttano le polemiche, si calca la mano su alcune cose, però voglio che sia chiaro io come sono come persona, che comunque sono sempre una persona umile e lo dimostra comunque la vita che faccio. Chi mi conosce nella vita reale, vabbè, lasciamo stare. Comunque questo è tanto, spero di avervi dato un messaggio di positività e di allegria. Lasciate un bel like al mio video, vi mando un bacio grande, ciao ciao ciao, vi aspetto su caritashop.com. ciao amore, ciao, ciao. Ciao. Ciao.